Lo so, ragazzi, lo so. Avevo detto la domenica niente video, però diciamo che avevo ignorato il fatto che oggi fosse un giorno importante. E è capitato di domenica e quindi il video la domenica ve lo beccate. E ragazzi, vabbè, a parte gli scherzi, bentornati, buon pomeriggio, buona domenica a tutti voi. Io sono Dario del Toldarion e oggi siamo in questo video che per puro caso è capitato di domenica, dove andiamo a parlare di questa giornata. Prima però di cominciare, vi ricordo come sempre le solite raccomandazioni: iscrivetevi, che è totalmente gratis. Nell'ultima settimana ci siamo totalmente bloccati. Nell'ultima settimana zero iscritti fatti. Non lo so, probabilmente anche perché adesso è periodo di vacanze, quindi diciamo storicamente giugno-luglio sono quei mesi un po' così e così, soprattutto per chi tratta di calcio. Questo è il periodo quello un po' più morto, ecco. Comunque, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e poi attivate la campanella, così rimarrete sempre aggiornati. Allora, ragazzi, oggi è un giorno importante perché è il 30 giugno. Il 30 giugno, diciamo, è il giorno in cui termina la stagione sportiva, quindi oggi finisce ufficialmente la stagione 2023 2024, una stagione che possiamo tranquillamente definire come la peggior stagione dell'era De Laurentiis, perché eri campione d'Italia, avevi uno status, delle aspettative e delle potenzialità importanti, e sappiamo benissimo cosa è successo. Una stagione che è iniziata un po' con la assuefazione, con un po' di ingenuità. Qui parlo ovviamente in prima persona. Io sono stato il primo, diciamo, a essere un po' ingenuo, a non aver avuto magari quella lungimiranza che altri hanno avuto. Diciamo che io ho voluto anche dare fiducia, dare un po' di credito alla società che se l'era guadagnato, secondo me. Questo credito poi è stato sprecato malamente nel giro di pochi mesi e quindi sappiamo tutti che stagione è stata. Oggi, oltre a finire la stagione sportiva, finiscono anche dei contratti, perché come ben sapete i contratti hanno scadenza il 30 giugno. E stamattina il Napoli, tramite un comunicato, ha ufficializzato la fine del contratto di ben 6 calciatori. Quindi andiamo un po' a commentare questa cosa, vi vado un po' a dire la mia. Allora, chi sono questi 6 calciatori che, diciamo, da oggi non sono più giocatori del Napoli? Sono Demme, Dendoncker, Traoré, Idasiak, Gollini e infine Zielinski. Allora, ragazzi, innanzitutto, dal punto di vista economico, il Napoli si libera di ingaggi importanti perché praticamente Zielinski era il secondo calciatore più pagato del Napoli dopo Osimhen e percepiva 6 milioni e mezzo lordi. Quindi sei liberato di un peso importante. Proprio, cioè, mi viene proprio da ridere. Dendoncker, ragazzi, 5 milioni e mezzo di ingaggio lordo ha percepito finora. Cioè, questa è una delle tante cose che non si spiegano di questa stagione. Tu prendi un giocatore, sì, in prestito, quindi non hai pagato, diciamo, il cartellino, però gli hai dato 5,6 milioni a un calciatore che non ha mai giocato. È questa la cosa. È un giocatore che era stato preso per Mazzarri. Peccato poi che dopo il mercato di riparazione è stato esonerato. Vabbè, non ritorniamo su queste cose. Poi Demme, 3 milioni e 2. Sappiamo bene la storia di Demme. È un giocatore, diciamo, che da un paio d'anni non era più nei piani del Napoli, però non si è mai riusciti a liberarsene. Traoré, 1 milione e 85 di ingaggio lordo. Gollini 1 milione e 48 di lordo e Idasiak, vabbè, 170 mila euro. Queste sono tutte cifre, ragazzi, comprese da capologi, non sono cifre precise, ma sono una stima, più o meno è quello. Quindi, con l'addio di questi 6 calciatori, il Napoli, praticamente, andando a fare un calcolo, dai 84 milioni lordi annui che aveva con questi 6 calciatori è passato a 65 milioni e 33, quindi ha risparmiato circa 19 milioni di euro. 19 milioni che ovviamente verranno poi coperti dai nuovi acquisti. Dal punto di vista, diciamo, sportivo e della resa del campo, Dendoncker non credo che si rivelerà una perdita così importante. Traoré a me dispiace un pochettino, perché secondo me Traoré era un giocatore che poteva dare tanto. Purtroppo è stato preso nel momento sbagliato, perché secondo me tu, se l'avessi preso magari adesso e non magari a gennaio, dove era appena rientrato da una malaria, secondo me poteva cambiare tutto.
quindi mi dispiace che se ne sia andato senza riscatto. È anche vero che il riscatto era troppo alto per un giocatore che veniva comunque da un periodo così e così. Idasiak, vabbè, Idasiak probabilmente non ha rinnovato perché si era stancato di fare, diciamo, il quarto portiere. Peccato però che perdiamo un giocatore importante per le liste, perché Idasiak era un giocatore cresciuto nel vivaio del Napoli. Gollini, secondo me, è una perdita importante. Più che altro lato spogliatoio, perché io mi ricordo la scorsa estate, quando fecero l'evento, Garcia, Gollini e Juan Jesus che parlarono, che diciamo rispondevano alle domande dei tifosi a Di Maro. Io mi ricordo che in quell'occasione Gollini disse delle cose proprio che mi avevano lasciato una bella, diciamo, immagine di lui. Quindi secondo me il lato umano, secondo me, è stato importante. Qui secondo me lo spogliatoio ha perso una figura importante, dal mio punto di vista. Poi ragazzi, Demme sappiamo benissimo un po' la sua storia, cioè io l'ho sempre ammirato perché comunque lui è arrivato a Napoli in un momento per noi molto difficile perché venivamo dall'esonero di Ancelotti e lui lasciò un Lipsia a gennaio che stava lottando per lo scudetto in Germania, decide di venire da noi che eravamo in quel momento una squadra disastrata e inizialmente ci aveva dato una grossa mano, poi è arrivato Spalletti che ha puntato più sullo Lobotka e Demme è diventato una riserva e poi dopo addirittura un giocatore fuori dal progetto totalmente. E Demme non ha mai detto niente, non ha mai detto una parola fuori posto, non si è mai lamentato pubblicamente, è sempre stato al suo posto, sempre stato zitto e quando è stato chiamato in causa, secondo me, ha sempre risposto presente. Quindi da parte mia c'è gratitudine perché comunque è arrivato in un momento difficile e ha dimostrato comunque di tenerci. Lo ringrazio per quello che ha fatto al tempo, cioè per essere venuto in un momento comunque difficile per noi. E infine ragazzi, Zielinski. Zielinski, diciamo che è un giocatore che nella storia recente del Napoli è stato molto importante. Ragazzi, è stato qui per 8 anni. 8 anni sono tanti. In questi 8 anni ci sono stati tanti alti, tanti bassi, soddisfazioni ma anche delusioni. Zielinski è un giocatore che da parte mia, diciamo, non è stato esente da critiche. Io sono sempre stato uno che, come ho detto più varie volte, uno che quando c'è da criticare critica e quando c'è da elogiare elogia. E lo stesso ho fatto con Zielinski. La cosa però oggettiva, ragazzi, è che noi con Zielinski perdiamo tanto a livello, secondo me, di tecnica, di qualità, perché Zielinski possiamo dirgli tutto quello che vogliamo, ma dal punto di vista della qualità era uno dei più forti che avevamo. È stato comunque uno dei protagonisti dello scudetto 2 anni fa. L'immagine dove lui si accascia a terra sul prato dello stadium a Torino dopo il gol di Raspadori è una delle immagini che forse più ricorderò. Lui comunque è stato uno che ha fatto parte anche del vecchio gruppo, quindi lui sa quello che abbiamo vissuto col gruppo, diciamo, vecchio, quindi con Mertens, Koulibaly, con Caglione, Insigne. Anche quel gruppo meritava uno scudetto. Lui ha fatto parte anche di quel gruppo e quindi più di tutti gli altri sapeva quanto è stato importante quel gol a Torino, quel gol di Raspadori. Quindi, da parte mia, ovviamente, non ci sarà odio, rancore verso questo ragazzo. È andato all'Inter, sì, è andato a una rivale del Napoli. È una scelta professionale. Me ne può fregar poco, diciamo, il fatto che lui va all'Inter. Ovviamente non gli auguro il meglio dal punto di vista sportivo, perché sarei uno scemo però. Però in contemporanea non sto neanche qui a rinnegare tutto quello che ha fatto in questi 8 anni. Io lo ringrazierò sempre. Così come ringrazio tutti quelli che ho citato in questo video, perché comunque in modi diversi hanno provato a dare una mano al Napoli e Zielinski maggiormente perché stando da 8 anni comunque ha fatto tante cose. Anche lui, un ragazzo che ha parlato poco, che si lamentava poco, non ha mai detto una parola fuori posto. Quindi io lo ringrazierò per sempre. Ripeto, da parte mia non ci sarà odio, non ci sarà rancore verso questo ragazzo, ma soltanto gratitudine. Ah, poi ovviamente il Napoli sui suoi social ha fatto un video di ringraziamento per Zielinski. Secondo me potevano farlo anche per Demme, ma non lo so se lo hanno fatto perché non ho controllato, però Demme pure lui secondo me merita un video, diciamo, importante perché comunque è qui da tanto tempo. Lui è arrivato con Gattuso, quindi si è fatto 3 anni abbondanti, quasi 4 se l'è fatti, quindi comunque è un giocatore che è stato qui per tanto tempo.
Comunque, ragazzi, questo è quanto. Grazie per aver vestito la maglia del Napoli per questo tempo. Auguro a tutti quanti un futuro, diciamo, radioso, un po' meno a Zielinski, perché cioè, non posso augurare il meglio a Zielinski ora che va all'Inter, però di certo gli vorrò sempre bene perché è uno degli eroi dello scudetto innanzitutto, e perché poi comunque è un giocatore che a me ha lasciato delle emozioni. Detto questo, ragazzi, quindi il video finisce qui. Domani inizia ufficialmente la stagione 2024-2025, una stagione che sembra stia partendo bene. Diciamo, le sensazioni, i presupposti sembrano molto positivi. Non sappiamo cosa ci riserverà questa stagione, però di certo i presupposti, le basi di questa stagione sono decisamente migliori di quelle della scorsa. E quindi, detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Se volete, scrivete qualcosa nei commenti riguardo Zielinski, Demme e tutti quelli che abbiamo salutato oggi con la loro scadenza dei contratti. Iscrivetevi al canale se vi va, totalmente gratis, e poi attivate anche la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Vi auguro ancora una buona domenica e sempre e comunque, forza Napoli!